Rieccoci in studio. Apriamo lo spazio medicina. Come vi avevo annunciato all'inizio della puntata, quest'oggi parliamo di diete. E dieta è una parola brutta, però io ho qui davanti un libro che si chiama La dieta perfetta. Ed è un libro che è stato scritto dal dottore Baiamonte, dal dottor Salvatore Baiamonte, che ha una storia un po' particolare perché lei è un nutrizionista e non solo, però ha deciso di scrivere questo libro, diciamo anche con l'aiuto di uno chef che è Joseph Puma, che anche qui accanto ora lo presentiamo, perché sostiene che ovviamente raggiungere il peso forma sia un modo per sentirsi, diciamo, in pace con se stessi. Di cosa si tratta? Beh, prima di tutto colgo l'occasione per ringraziare la casa editrice Obian Working, con particolare riferimento al signor Gianpietro Zanga e al dottor Filippo Caravese, che con la pubblicazione del mio libro mi hanno dato finalmente l'opportunità di trovare un posto nel mondo. Nel mondo. Ho trovato il mio posto nel mondo. Infatti il libro è stato tradotto in Francia dalla più prestigiosa casa scientifica francese, che è una multinazionale, ed è stato tradotto, e questa casa editrice è stata fondata dai premi Nobel e tuttora pubblica per premi Nobel. Il libro, tra l'altro, è stato tradotto da uno dei più eminenti scienziati francesi, che è il professor Robert Luft, l'ha voluto tradurre lui. Che lei diceva è un premio Nobel? Sì, mi sembra di sì, un famoso chimico strutturista appassionato di dietetica, l'ha voluto tradurre lui e il libro è venduto in tutto il mondo. Benissimo, ma perché parliamo di dieta? Parliamo di dieta perché colgo l'occasione anche per ringraziare il mio sponsor, che mi ha dato l'opportunità di... Dottore. Alla fine, sì. Parliamo del libro, volevo, ce l'abbiamo qui. Libro, sì. Allora, guardi, c'è una frase bellissima, soprattutto, tutto il rispetto per gli sponsor. Soprattutto sì, alle signore, perché insomma l'estate si avvicina, ci dobbiamo mettere in forma un po' tutti. C'è una frase bellissima che è messa qui, e dice, è una frase di Ippocrate, e dice: il nostro cibo dovrebbe essere la nostra medicina, la nostra medicina dovrebbe essere il nostro cibo. Sì, è proprio così. Io non ho la pretesa di... La dieta perfetta non è un titolo provocatorio. Questo titolo è stato scelto dal mio editore perché ha capito meglio di me come funziona il libro. Io non ho la pretesa di dire quali sono gli alimenti perfetti per dare una vita più lunga. Ho solamente avuto la pretesa che è stata accettata poi dalla comunità scientifica internazionale, che è quella di dire che esiste il bilanciamento energetico perfetto. Io nel mio libro l'ho scritto... E alle persone, sia agli uomini sia soprattutto alle donne, dico come bilanciare a livello ottimale una dieta che dia la minor possibilità, che dia la minore morbilità e la minore mortalità. Quello che voglio dire è una dieta che dia minore possibilità di ammalarsi e di vivere più a lungo. Questo Lei, è quello che ho detto. Sì, perché c'è anche questo rischio, se una dieta non funziona. Ma io parte dai larmi e poi può provocare seri danni, quindi sì, queste cose diciamo. Ma infatti io faccio seriamente riferimento ai larmi, sia alle tabelle nazionali che alle tabelle internazionali. I larmi sono proprio dei punti di riferimento dove dicono che rispettando quella quantità di alimenti, quel bilanciamento degli alimenti, sia punto di vista nutrizionale, quindi sia dal punto di vista glucidico, lipidico e proteico, sia dal punto di vista energetico, quindi rispettando i larmi dal punto di vista energetico, dal punto di vista nutrienti, si può avere la possibilità di raggiungere il proprio peso forma e nello stesso tempo di stare bene. È una dieta fisiologicamente equilibrata. Il mio titolo, in quanto ho presentato il mio manoscritto all'editore, il titolo era originale, è La dieta fisiologicamente equilibrata. Dottore Baiamonte, lei ha avuto un collaboratore d'eccezione nella stesura di questo libro, che è appunto uno chef, che è Joseph Puma, che è qui accanto a lei. Vorrei passargli il microfono. Sì, sì. Joseph, io non so se per te, diciamo, era la prima esperienza. Assolutamente. No. Ecco. Diciamo che è un bel po' che mi occupo di cucinare un po' in generale, sono un tecnico e allo stesso tempo diciamo che ho fatto più scritte, ecco. Allo stesso tempo ricette. E com'è andata questa volta? Ma diciamo che stavolta in sintonia con Totò Baiamonte
diciamo che ci siamo trovati abbastanza bene. Lui non mi ha raccomandato altro di esaltare esattamente tutto quelli che erano i nostri alimenti della dieta mediterranea, nonché l'olio d'oliva, i carboidrati, quindi la pasta, la carne, il pesce, condimento sovrano delle nostre tavole, e con piccoli suggerimenti che l'esperienza un po' nella vita mi ha dato, abbiamo composto una serie di ricette che sono facili da realizzare e allo stesso tempo a divertirsi. Possiamo citarne una su tutte, così? Ma, per esempio, semplice, guarda, io non so cucinare. Diciamo, si avvicina l'estate, ecco, no? Si avvicina l'estate, un po' tutti voglio essere in forma. Io non potrei solo che raccomandare di utilizzare tantissimi vegetali. E attenzione alle cotture, che siano delle cotture soft, leggere, lessi, cotture a vapore, che naturalmente esaltano, non aggrediscono il prodotto, ma allo stesso tempo diciamo che lo rendono più propedeutico per la nostra salute. E a proposito di cibi salutari, io vorrei proporvi una novità, caro socio, perché i nostri ospiti, qui accanto a me c'è un altro ospite che è il signor Mendolia. Salve. E lui, Filippo Mendolia. Mi date il microfono, grazie. Lui non vuole parlare, signor non Mendolia. Vuole parlare, non ma ci ha raccomandato altro. No, gli facciamo soltanto una domanda. Ne vale la pena. Si è inventato, però ovviamente con l'aiuto del dottore Baiamonte, in collaborazione con il dottore Baiamonte, una nuova tipologia di pane, che è un pane alle alghe. Ma hai mangiato pane alle alghe tu? Non ne ho idea, a mare. È un pane alle alghe, lo vediamo scorrere le immagini che ci manda il nostro buon Gigi Bartolomeo. Ma questo è il pane alle alghe, Lettera? Sì, questo è il pane alle alghe, che si dice essere un pane dietetico, che fa bene alla salute, addirittura ha delle potenzialità proprio dal punto di vista dietetica. E io, siccome lui poi è... l'ha detto al settore, perché proprio lui che l'ha detto ai lavori, perché proprio lui che lo fa materialmente, vorrei semplicemente farti questa domanda e poi ti lascio in pace, perché so che tu non vuoi parlare. Come nasce questo pane e insomma com'è? Com'è? È un pane che nasce un'idea di mio fratello, sì. È nata. Com'è? È buono, sì, certamente. Ovviamente. Fa bene alla salute, sì, l'abbiamo detto. Sì, fa bene alla salute. Ma cosa ha di speciale? Ha di speciale che fa bene alla tiroide, per perdere peso. Ma che alghe ci sono dentro? Alghe marine. Quindi vi siete inventati questa cosa, ma funziona? Certo, la gente alghe terrestri, insomma. Come? Alghe terrestri. No. Vabbè, il dottore non c'era. Era per drammatizzare, credo che è timido. No, ma lui... No, però accanto al signor Mendolia c'è Diego Virgone, che è un biologo. Diego, io volevo chiedere a te, visto che lui è un po' timido e non ne vuole parlare, dal punto di vista nutrizionale, che valore ha questo pane? Allora, diciamo praticamente che non sono praticamente le alghe delle nostre zone. Prima di tutto, allora, queste sono delle particolari tipi di alghe che vengono dal circolo polare artico e praticamente hanno è un tipo di alga che viene chiamata Fucus violososus, in cui le fibre sono molto importanti perché hanno un alto potere digestivo. Che significa? Praticamente, come noi sappiamo, molte quando si fanno le diete fai da te, abbiamo delle patologie che si vengono a creare, come praticamente la colite o la gastrite, sì. Che sono... praticamente dei gas presenti nello stomaco. Diciamo che praticamente queste fibre hanno una capacità molto digestiva perché assorbono soprattutto sia i grassi che i carboidrati. Quindi tra l'altro rendono anche praticamente il pane molto più digeribile rispetto agli altri tipi di pane. C'era il dottore Baiamonte che voleva aggiungere qualcosa. Prego, dottore. Io vorrei innanzitutto confermare la bontà del prodotto e per favore vorrei dire alle persone di non fermarmi più per strada e dirmi se va bene o non va bene, perché io mi fermano tante persone in strada e voglio... è normale, l'ho confermato pubblicamente nello spot, lo confermo ora. Tra le tante qualità positive ci sono due particolari sostanze, che sono la laminarina e la fucoxantina. La laminarina è un glucoside solforato, ha una proprietà anticoagulante, abbassa la concentrazione del sangue
e a bassa concentrazione dei lipidi del sangue e a bassa concentrazione dei lipidi e del colesterolo nel sangue. Nello stesso tempo la fucoxantina è una particolare proteina, e questo si è visto da studi fatti all'Università di Hokkaido in Giappone, e questa proteina attiva la beta ossidazione, quindi cioè, migliora il metabolismo basale. La beta ossidazione, ripeto, non è altro che quel particolare meccanismo biochimico che ha la funzione di bruciare gli acidi grassi. Benissimo, grazie. E allora, riapriremo poi nella Viene Vespra. Domenica è sempre domenica, rientriamo dalla pubblicità, diciamo che siamo alla tornata finale. E allora, dottore Baiamonte, io ho qui il suo libro La dieta perfetta, come raggiungere il proprio peso forma in modo semplice, gratificante e divertente attraverso un'alimentazione fisiologicamente equilibrata e personalizzata. Naturalmente noi ci auguriamo che i nostri lettori, leggendo questo libro che è condito da divertenti ricette, possano raggiungere questo obiettivo. Però c'è una cosa che mi incuriosisce del dottore Baiamonte. Dunque, lui è un nutrizionista. Sì, nutrizionista. Analista nutrizionista. Però lei a un certo punto ha sentito anche l'esigenza di laurearsi in legge. Mi sbaglio, sono informato bene? Sì, sono... È un avvocato lei? Un avvocato penalista, sì. Mi spiega come mai? È una cosa curiosa, no? Dico, voglio dire, era ormai già un affermato professionista, eccetera, eccetera, però poi ha deciso di diventare avvocato. Sono juventino, quindi toga nera e camice bianco vanno d'accordo. Addirittura. Io non so se lei ha sentito il commento del dottore Nocera. Aveva qualcosa da ridire a proposito sul fatto che fosse juventino. Sul fatto che fosse juventino. Va bene, e allora pane alle alghe. Noi ci auguriamo che questo pane, visto che fa tanto bene alla salute, possa avere tanto successo. Sta avendo successo? Sì. Diciamo che siete gli unici che avete realizzato, creato in provincia d'Agrigento. Ma ci sono altri posti in cui è stato realizzato? No, siamo no. gli unici? Sì, gli unici. Pane alle alghe, va benissimo. Senta, una ricetta alle nostre signore che sono a casa, la vogliamo dare? Dico, sicuramente se la attendono da uno chef. Una ricetta semplice, per l'estate magari. Allora, occupiamoci tantissimo di insalate e mangiamo tantissima frutta. Sì, questo è un ottimo consiglio, ma una ricetta particolare non ce l'ha? Ma qua su due piedi diciamo che riusciamo a dare pochi indizi, però comunque sia si può sempre fare. Si può sempre fare quando? Certo, sempre. Ora diciamo, suggerisco il mio libro così almeno. Va bene, abbiamo capito, d'accordo, va benissimo. No.